Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. È tardissimo, molto tardi, però ho detto, mi è venuta l'ispirazione di fare un nuovo video. Dal titolo, le 10 cose da sapere prima di andare in Inghilterra. Mo, sia che voi volete trasferirvi in Inghilterra, sia che voi volete andarci soltanto per vacanza, come ho fatto io all'epoca, non ha importanza. Comunque, ecco a voi le 10 cose da sapere. La prima cosa è che la regina è sacra, quindi lì non è che potete permettervi di parlare male della regina perché sarebbe come se fate una bestemmia. La seconda cosa è che nessuno conosce l'italiano. Vabbè, ho detto una cosa ovvia, però in realtà quello che volevo dire era un'altra cosa. Se viene per esempio un inglese qua, noi non è che conosciamo l'inglese come lo conoscono loro, però qualcosa magari. Diciamo, ci facciamo capire per metterli a loro agio, però vi posso assicurare ragazzi che andando lì non c'è un inglese, dico un inglese che conosce una parola in italiano. Veramente è stato un massacro quando ci sono andata io. Terza cosa è che ci sono varie culture. Vabbè, anche qui ho detto una cosa, diciamo, pure in Italia magari ci sono varie culture, però vi posso assicurare che andando lì ho visto delle culture molto più ampie, perché per esempio ho trovato un uomo, capelli biondi, corti, occhiali e con una gonna. E chiaramente quello lì veniva dalla Scozia, per dire. Poi ho visto degli uomini alti, di colore, che indossavano un abito bianco lungo fino ai piedi. Io in Italia non ho mai visto roba del genere, mai. Cioè, uomini di colore sì, ma indossare quei costumi no. Per dire che lì comunque ci sono diverse culture. La quarta cosa da sapere è che gli inglesi sono molto educati e quindi meritano di essere ringraziati per ogni minima cosa. In fondo questo è vero, perché in fondo la cultura inglese, si sa come sono gli inglesi, cioè hanno proprio l'educazione, quindi lì veramente per ogni minima cosa dovete dire grazie e per favore. La quinta cosa, anche se fa un po' ridere, è che hanno il bavaglio per i cani. Questo è vero. Io quando sono stata lì ho visto quella scritta, mi sono morta da ridere. Tant'è vero che l'ho pure fotografata, anzi, mo vi allego la foto qui sotto. E quindi vi faccio capire un pochettino la situazione perché così, cioè per dire che gli inglesi sono talmente educati che anche i cani non possono fare i propri bisogni ovunque, ma devono avere il loro bagno, diciamo così. E infatti, quando sono andata lì, le strade erano pulite, per dire. La sesta cosa è che guidano a sinistra e hanno il volante a destra. In realtà, il fatto che guidassero a sinistra lo sapevo, però il fatto del volante, no, immaginavo che il volante fosse come le nostre auto, ma invece no. È stato, diciamo, stranissimo salire su quelle auto dove il volante stava un'altra parte. È stato un pochettino strano. Però che dire, viaggiare magari si imparano tante cose nuove. La settima cosa è che è facile trovare le persone che si muovono in bicicletta. Allora, se avete visto la carica dei 101, fa vedere appunto i protagonisti che vanno in giro con le biciclette, tutto quanto. Vi posso assicurare che andando in Inghilterra ho scoperto che è vero, gli inglesi amano molto andare in giro con le biciclette. Io ho visto tanti inglesi con le biciclette. Quindi il fatto della carica dei 101 non è soltanto un film, ma andando lì mi sono resa conto
che quel particolare delle biciclette è vero. Certo, non ho visto cani di quella razza, però posso assicurare che almeno le biciclette c'erano. L'ottavo punto è che sono più eleganti di noi. Questo è molto soggettivo perché comunque noi non possiamo stabilirlo con certezza, però almeno nel mio punto di vista mi sono sembrati più eleganti rispetto agli italiani, devo dire la verità, perché ho visto persone andare al lavoro, vestirsi eleganti come se andavano in un matrimonio. Quindi è una cosa assurda. Il nono punto è che le case sembrano dei castelli. Questo mi ha molto colpito perché non immaginavo, cioè pensavo che le case fossero tipo le case appunto che si vedono qua in Italia, ma invece no, sembrano appunto dei castelli, cioè lì era tutto un castello, anzi, adesso vi allego pure un'altra foto, una foto che ho scattato quando ci sono andata e appunto fa vedere che sembrano appunto dei castelli. L'ultimo punto, chiaramente è possibile mangiare italiano. Chiaramente ho detto una cosa ovvia perché uno dice vabbè vai all'estero però comunque ci avranno dei ristoranti italiani, però io non me l'aspettavo questa cosa. Non me l'aspettavo perché comunque tenendo presente che il mondo è grande e l'Italia è soltanto uno dei tanti stati d'Europa e del mondo, non mi immaginavo che fosse possibile mangiare italiano, invece lì sì. Infatti siamo andati in una pizzeria, più che altro perché ci trovavamo lì e la ragazza che gestiva appunto questa pizzeria era un'italiana che stava lì a lavorare. E noi non ce l'aspettavamo perché pensavamo, vabbè, la classica pizzeria che aprono gli inglesi. E quindi saranno inglesi? Invece no, un'italiana. C'erano degli italiani comunque, non è che non c'erano. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollice in su e iscrivetevi a questo canale.